speriamo di non annoiarci. Io sono molto contento di essere qui questa sera, anche perché c'è una coincidenza. Proprio in questi giorni arriva in libreria un mio meridiano Mondadori in due volumi. Meridiano significa, e metto tra virgolette un ahimè, significa opera omnia. Questo meridiano contiene tutto quello che ho scritto da quando ho cominciato fino a ora che c'ho 92 anni. Quindi tutto, grazie. Quindi tutto quello che ho scritto sta in questo meridiano, e quando io l'ho visto ho pensato: ormai è fatta, non posso cambiare più niente. Però qualche sospetto sempre mi rimane, perché non c'è mai un'opera che ti soddisfa veramente del tutto. C'è sempre qualche cosa che tu volevi fare e non ce l'hai fatta. Anzi, devo dire la verità, che tutto quello che io ho scritto gira proprio intorno a questo, cioè al fatto di non essere mai all'altezza delle occasioni che la vita ti propone. Comunque, queste sono cose, mettiamole da parte e parliamo un po' di letteratura, perché questa sera vorrei dirvi quanto è importante per me e per voi il fatto che c'è questa cosa che si chiama letteratura, a che serve. E io questa sera vorrei cercare di dirvi che la letteratura serve a sapere chi siamo ora, stasera, in questo momento. Questa è la funzione della letteratura. Come comincia? Tutto comincia per uno scrittore con le immagini primarie. Cosa sono le immagini primarie? Sono quelle immagini che si imprimano nel nostro animo prima ancora della coscienza, e da loro poi vengono altre immagini che non sono, mentre le immagini primarie sono le immagini molto sensibili che fanno parte dei cinque sensi, il gusto, la vista, l'olfatto, eccetera, le immagini che vengono dopo le immagini primarie sono immagini mentali, che invece sono un'altra cosa. Le immagini primarie, per dirvi cosa sono, sono le immagini che noi riceviamo dal luogo dove siamo nati. Io ho vissuto tutta la mia infanzia e giovinezza a Palazzo Donnana, che si affaccia sul mare di Posillipo, e dunque le mie immagini primarie nascono lì. E sono delle immagini minime,
per esempio, che so, il sapore di acido fenico di una padella staccata dallo scoglio e subito mangiata, oppure il tufo di cui era fatto il palazzo Don Nan, il suo colore, quella polverina che rimane sui polpastrelli quando si tocca il tufo. Queste piccole cose, insomma, fanno parte delle immagini primarie. Naturalmente, nelle immagini primarie che mi riguardano, c'entra anche la bella giornata, cioè l'insieme di queste immagini primarie ha prodotto in me una idea che è la bella giornata, è un'idea che sta in fondo della testa. E cos'è la bella giornata? La bella giornata è un'idea della vita che sta in fondo alla testa e che può nascere quando uno abitava come me in un palazzo come Palazzo Don Nan, aperto sulla luce del Golfo di Napoli. E dunque questa idea della bella giornata si è fusa anche in me con un'idea di uno stile di scrittura, e cioè che io ho chiamato lo stile dell'anatra. Se voi vedete un'anatra che fila sull'acqua, sembra che cammini, che navighi da sola senza sforzo, mentre invece sott'acqua le zampette dell'anatra fanno una grande fatica. Lo stile dello scrittore deve essere semplice come il viaggio che fa l'anatra sull'acqua, però la fatica che lo scrittore ci mette per raggiungere uno stile così semplice come quello che sto dicendo non si deve vedere. Ecco, questo è lo stile dell'anatra, cioè uno stile semplice di cui non si deve però vedere la fatica che lo scrittore ha fatto per arrivarci, perché lo stile semplice di cui parlo non è uno stile di partenza, ma è uno stile di arrivo, cioè che viene dopo la complessità. Dopo le immagini primarie arrivano per lo scrittore altre immagini che sono non soltanto dei sensi, come le immagini primarie che si formano nella prima adolescenza, ma sono immagini mentali. E come ho detto, l'immagine mentale più forte che si è impresso in me è l'immagine della bella giornata. Se uno legge Ferita a morte capisce subito cosa è la bella giornata. E nacque mentre io stavo a Palazzo Don Nan, e la stanza dove dormivo era attraversata da un raggio di sole che stampò sul muro della stanza un geroglifico di luce tremolante. Guardando quel geroglifico, il mio cuore si allargò di gioia, perché pensai: fuori mi aspetta la bella giornata. Ma che significa fuori mi aspetta la bella giornata? Potevo uscire con la barca, incontrare gli amici, potevo fare la pesca subacquea, eccetera. Però in tutto questo c'è una metafora. La bella giornata che ci aspetta fuori è l'attesa della felicità che ognuno all'inizio della vita vorrebbe e si aspetta. Quindi ognuno di noi nasce
con questa aspettativa della vita che c'è fuori e che spera che sia una bella giornata. E il mio libro Ferite e Morte racconta appunto cos'è una bella giornata. Questo ragazzo che è il protagonista del libro esce nella bella giornata e il libro racconta tutto l'attraversamento della bella giornata e ci si accorge subito che la bella giornata, così come la nostra vita, non è tutta bella come ci aspettavamo. Nel libro ci sono tanti segni che dicono che la bella giornata è attraversata da un'ombra, cioè la morte di un polpo, una spigola trafitta da un arpione, c'è un bombardamento aereo di fortezze volante. Insomma, si capisce che la bella giornata è come la vita umana, attraversata da un'ombra. E tutti quanti facciamo questa esperienza, perché non c'è vita senza dolore. Il dolore fa parte della vita. E allora la metafora di ferita a morte è proprio questa. Nasciamo tutti con l'aspettativa di questa bella giornata di felicità. E poi la vita ci insegna che c'è anche il dolore. C'è anche il dolore. Poi col tempo si capisce che questo dolore non è soltanto un dolore individuale, ma è una bella giornata che riguarda tutta la città di Napoli, e tutta la città di Napoli insieme alla bellezza è attraversata da un'ombra. Ecco, e il libro vuol dire proprio questo, non solo, ma vuole anche riallacciarsi a un mito mediterraneo. Questo l'ho capito dopo averlo scritto, non mentre lo scrivevo. E il mito mediterraneo è il mito della iubris e della nemesis, cioè dell'invidia degli dèi che si risentono quando c'è troppa felicità e un uomo si sente come loro. E un uomo si sente come un dio. Allora gli dèi che sono nel nostro bellissimo cielo azzurro dicono: ah sì, tu ti senti come me e io ti punisco. E quindi arriva la nemesi, e la nemesi riguarda molto spesso tutti noi. Quante volte siamo stati, come dire, colpito dall'ira degli dèi. Quelli che noi chiamiamo i nostri guai vengono un po' da lì. Ora vi ho parlato delle immagini primarie, vi ho parlato di queste altre immagini che sono immagini mentali che portano all'idea della bella giornata, ma adesso vorrei parlarvi anche di come sono diventato scrittore, cioè cosa è stato il mio primo impulso a scrivere. Ed è cominciato quando io ero, l'ho già scritto, forse qualcuno di voi lo ha già letto, ma lo ripeto perché chiarisce bene le cose che voglio dire. È cominciato quando, da ragazzino, tornando da scuola, io attraversavo la villa comunale di Napoli e da un albero un canarino spiccò il volo e si posò sulla mia spalla. Io rimasi
stravolto da questo evento che giudicai straordinario ed ero talmente emozionato di questo canarino che si era posato proprio sulla mia spalla che il mio cuore cominciò a battere forte per l'emozione e pensai, mi ricordo in quel momento, adesso il canarino sente il mio cuore che batte e se ne vola via. E infatti così accadde, il mio cuore batté e il canarino volò via. Ma quando io andai a casa e volli raccontare a mia madre quello che mi era successo e dissi: mamma, un canarino si è posato sulla mia spalla, mi accorsi che con queste parole non avevo detto niente di quella emozione che aveva fatto battere il mio cuore. E allora cominciai a pensare, e ancora oggi io ci penso, come si fa a trasmettere con le parole il batticuore? Cioè, come si fa a trasmettere con le parole un'emozione? E la cosa non è tanto semplice, perché per trasmettere un'emozione, uno scrittore non deve essere emozionato, anzi deve essere freddo, deve essere un calcolatore, deve essere uno stratega, deve scegliere bene le parole, le deve mettere in un certo ordine, deve dare alle parole una costruzione. Insomma, per arrivare a dire cos'è un'emozione ci vogliono mille espedienti che ogni scrittore trova a modo suo mentre scrive, ma la cosa principale è che bisogna avere una strategia, un modo di comporre le parole in un certo modo per arrivare a raccontare l'emozione. E come si fa a raccontare l'emozione? Con una finzione, perché la letteratura è una finzione. Alcuni hanno detto è una menzogna, cioè vi dico perché, con i versi di un grande poeta, Pessoa, che diceva: il poeta è un fingitore, è un fingitore che finge così completamente che arriva a fingere che è dolore, il dolore che davvero sente. Cioè, per dire un dolore che davvero abbiamo sentito, dobbiamo fingerlo con le parole. E questo è il compito di uno scrittore. E non è molto semplice. Intanto, per fingere un dolore, uno deve davvero averlo provato. Così come per fingere un'emozione, uno deve averla veramente provata, se no ve la racconta. E poi, insomma, c'è tutta l'abilità che ci vuole per arrivare a quella immagine, per dare quella impressione che è l'equivalente dell'emozione che abbiamo provata. L'emozione, l'equivalente di questa emozione, di solito si raggiunge raccontando con una chiara immagine, il fatto che ha provocato l'emozione. Vorrei anche dire che esiste
il sistema delle parole, che è un sistema su cui tutti più o meno siamo d'accordo, perché le parole sono cose umane, l'abbiamo inventata noi, no? E poi esiste un sistema della realtà, e il sistema della realtà non è cosa umana, è cosa divina, e quindi è misteriosa, diciamo, la realtà, perché la realtà è creazione divina, le parole sono creazioni umane. La domanda allora è: come si fa con le parole, che sono creazione umana, a raccontare qualche cosa che è creazione, aprire uno spiraglio su qualche cosa che è una creazione divina? E non è molto semplice, ma vi voglio dire due versi di una grande poetessa americana, Emily Dickinson, per farvi capire quello che sto dicendo. E i versi della Emily Dickinson sono molto semplici. Lei dice: per fare un prato, cioè uno scrittore, per fare un prato, per dare l'immagine di un prato, no? Basta un trifoglio e un'ape. Un trifoglio, un'ape e il sogno. Poi dice, e questo è importante, il sogno basterà se l'ape se ne va. Cioè, il sogno cosa è? Il sogno è l'ispirazione che deve avere uno scrittore quando vuol descrivere una cosa che è creazione divina, come un prato. Un prato è una creazione divina. Se tu vuoi esprimere con le parole cos'è un prato, tu hai bisogno di un aiuto anch'esso divino. Perciò si dice che esistono le muse che ispirano il poeta, perché hai bisogno dell'ispirazione, e l'ispirazione ti porta con poche parole a far sorgere, come per incanto, davanti ai tuoi occhi l'immagine del prato, cioè di una cosa divina. Ecco perché si dice che la poesia ha a che fare con le muse, dunque con l'ispirazione, con le muse e dunque con la divinità. Tutti i poeti, quando cominciavano la loro opera, invocavano l'aiuto della divinità. Musa, quell'uomo di multiforme ingegno, dimmi che molto errò, eccetera. C'è sempre, diciamo così, una richiesta dell'aiuto divino, perché solo con l'ispirazione, che è divina, riusciamo a raccontare una cosa che è divina, e cioè la realtà di un prato. Ma perché finora ho parlato tanto dell'emozione, di come si trasmette l'emozione, ma perché è tanto importante? Cioè, è per far bella figura, oppure è importante per delle ragioni realissime? È importante perché l'emozione ci fa sapere chi siamo ora, stasera. Vi spiego bene. Per sapere chi siamo, noi dobbiamo sapere oggi chi siamo ora, noi dobbiamo sapere chi siamo stati ieri e l'altro ieri e prima. Cioè, per sapere chi siamo nel presente, dobbiamo ricollegarci al nostro passato, no? Ma come facciamo a ricollegarci col nostro passato? Noi ci ricolleghiamo col nostro passato
attraverso la trasmissione delle emozioni. Ma questa trasmissione delle emozioni risale indietro nel tempo ed è tutta la nostra storia. Comincia da Omero, dall'Ulisse di Omero e finisce con l'Ulisse di Joyce e poi continuerà ancora. Cioè praticamente per essere ricollegati al nostro passato e per riconoscerlo noi dobbiamo conoscere le emozioni degli uomini che ci hanno preceduto e queste emozioni ce le raccontano i poeti, ce le racconta la letteratura. E come ce le racconta? Ce le racconta attraverso dei personaggi che sono tramite di emozioni, sono un concentrato di emozioni. Antigone, Otello, Bruto, Cassio sono delle cristallizzazioni di un'emozione. Qual è la differenza, per esempio, tra la letteratura e la storia? La storia ci racconta di re, di battaglie, eccetera, e ci dice la storia. Cesare, nelle Idi di marzo, fu ucciso dai congiurati con 23 pugnalate. Cosa ci dice la letteratura a differenza della storia? Quali emozioni ci trasmette la letteratura a differenza della storia? Ci dice cosa provava Cesare nel momento in cui vide i congiurati che snudavano i pugnali. Cosa sentiva Bruto? Qual era il rimorso di Cassio? Capite la differenza tra la storia e la letteratura? La letteratura è la scienza delle emozioni e siccome soltanto se sappiamo chi siamo stati, sappiamo chi siamo ora, attraverso questa scienza delle emozioni che la letteratura è, noi sappiamo chi siamo perché sappiamo chi siamo stati. Noi siamo stati Antigone, noi siamo stati Otello, noi siamo stati Ettore sotto le mura di Troia, perché tutti questi personaggi sono, ci rassomigliano, sono come noi. E soltanto la letteratura si fa carico di questa somiglianza. Naturalmente poi i poeti, queste emozioni, questi personaggi che li trasmettono attraverso modi e stili diversi, che sono diversi da un'epoca all'altra, ma questa è la storia della letteratura e tutte insieme forma quella che noi chiamiamo la tradizione. Cos'è la tradizione? La tradizione è l'insieme delle memorie, delle emozioni che la letteratura ci trasmette e nessuno può sentirsi al di fuori della tradizione, perché la tradizione è qualche cosa che non viene soltanto trasmessa a noi dai libri, ma viene trasmessa anche dalle opere d'arte, dal paesaggio. La campagna toscana, per esempio, è un'emozione perché ci trasmette uno stile di vita e noi capiamo attraverso l'ordine della campagna toscana, riceviamo una certa idea del Rinascimento e quindi dalla pittura dei pittori
del Rinascimento di Piero della Francesca, oppure riceviamo delle idee che riguardano Ariosto, eccetera. Insomma, questo è molto importante per farvi capire quello che volevo dire. Ma un'altra cosa importante è che nessuno scrittore si può permettere di scrivere fingendo che questa tradizione non lo riguarda. La tradizione invece ci riguarda, come? Però uno scrittore non può essere originale se ripete quello che già hanno detto gli altri, perché se lo ripete non c'ha nessuna originalità. Uno scrittore, per essere originale, deve aggiungere qualche cosa alla tradizione. Perfino le parole ci arrivano attraverso la tradizione con un suono diverso. Pensate, per esempio, quanti modi diversi significa la parola amore se la prendiamo, che so, da Dante, dal Dolce Stil Nuovo, se la pigliamo da D'Annunzio. Sono tutti momenti in cui una parola, attraverso, diciamo così, la tradizione, subisce delle metamorfosi che cambiano praticamente il senso della parola. Allora, come fa uno scrittore, per esempio, a scrivere la parola amore se la dice tale e quale come l'hanno detto gli altri? Un vero scrittore, un vero poeta, se parla della parola amore, la deve mettere in un modo diverso. E allora diciamo che non basta soltanto l'ispirazione, ma ci vuole la conoscenza della tradizione, cioè dobbiamo più o meno tutto aver letto un po' i libri che fanno parte della nostra tradizione. E uno scrittore vale quando aggiunge qualche cosa di nuovo alla tradizione. Uno scrittore, insomma, scrive bene quando c'è un incontro tra la tradizione e il talento individuale. Quando c'è questo incontro tra tradizione e talento individuale, qualche cosa di nuovo viene aggiunto alla tradizione. E quando c'è questo incontro è come, che so, come una pennellata aggiunta a un quadro, ma quella pennellata non cambia soltanto il punto in cui cade il pennello, ma cambia tutto l'aspetto del quadro. E quindi un vero scrittore non solo porta avanti la tradizione, ma quando è un vero scrittore rinnova tutto il passato nel presente. E questo è veramente difficile, però è il segno vero che uno scrittore ha assolto il suo compito. Tutte queste cose che vi sto dicendo le ho scritte in questo bellissimo, lo dico io, meridiano che ora esce da Mondadori e che in due volumi racconta tutta la mia formazione intellettuale e anche le cose che vi sto dicendo, perché questo meridiano, in questo meridiano io parlo della mia vita soprattutto spirituale e mentale, e insomma io dico che la vita, la vera vita,
non è quella che si vive, ma è quella che si scrive. Perché mentre viviamo, noi siamo distratti dalla vita stessa. E infatti si dice che la vita è quello che ci accade quando ci occupiamo di altre cose, delle bollette da pagare, delle tasse, dei giornali, degli incidenti quotidiani. Ma la vera vita, per essere raccontata e dunque scritta, deve essere contemplata, e per contemplarla c'è bisogno di distanza, e io la sto contemplando dalla distanza dei miei 90 anni, ed è importante perché questa distanza non soltanto mi permette di scriverla e dunque di contemplarla, ma contemplandola io la posso anche giudicare. E quindi è insieme la vita scritta, la vera vita, ed anche è anche la vita giudicata. Giudicata spesso con il senno del poi, quando cioè tutto è irrimediabile e quel che è stato è stato. E quindi voglio dire, voi capite bene che c'è anche qualche cosa di tragico in tutto questo, no? Ma volevo però qui fare un omaggio al mio amico e al prefatore, a chi ha scritto l'introduzione al mio Meridiano, al qui presente Silvio Perrella, il quale in questa introduzione ha saputo meglio di me, mi ha spiegato quello che ho fatto, perché è l'occhio di un altro che ci guarda e che ci fa capire chi siamo. E quindi lui ha trovato che la mia opera è un'opera che ricomincia sempre da capo. E naturalmente tutto questo in altra forma, diversa da come l'ha detto Perrella, io anche l'avevo detto con altre parole, parlando delle mie false partenze. Ogni libro che io ho scritto, pensavo, è una falsa partenza, come un corridore che deve cominciare a correre, fa uno scatto e poi torna indietro. E queste false partenze sono ognuna una partenza di un mio libro. Ogni nuovo libro mio è una falsa partenza. È una falsa partenza perché racconta l'inadeguatezza di un personaggio di fronte alle situazioni della vita. E allora in tutto i miei libri io parlo, che sono nel Meridiano, io parlo di questa incapacità che tutti, che appartiene a molti, di essere all'altezza delle cose che ci capitano, perché molto spesso noi capiamo quello che avremmo dovuto fare solo dopo che abbiamo fatto gli errori che abbiamo fatto, e soltanto dopo capiamo cosa avremmo dovuto fare. Ecco, di queste cose, di questa inadeguatezza, io parlo, ma di tante altre cose. Ora, qui in questo Meridiano sono 2500 pagine, certo non mi posso mettere
adesso a dirvi tutte le cose che ho scritto in 2500 pagine, però alcune cose principali ve le ho dette, però una o due cose voglio ancora dire. Prima di tutto voglio dire che io credo più alla in questa epoca in cui la logica obbedisce sempre a ragioni di carattere ideologico, c'è, diciamo così, una logica ideologica che stravolge la verità. E allora io ho contrapposto alla logica ideologica, questo me l'ha insegnato il mio amico Goffredo Panise, grandissimo scrittore, di un libro bellissimo intitolato I sillabari. Io ho contrapposto la logica elementare, quella cioè del senso comune. Il senso comune che cos'è? È il re nudo, è il senso che riconosce l'evidenza. Se piove, io non posso dire che è una bella giornata. Il senso comune mi dice tutto i marciapiedi sono bagnati, tutte le persone hanno l'ombrello. Non posso dire che è una bella giornata, ma udite, noi viviamo in un tempo in cui se piove in molti paesi è necessario dire che è una bella giornata, e se non lo dici vai a finire in un lager. Ecco perché è tanto importante il senso comune ed è tanto importante la logica elementare. Il senso comune io lo definisco un badante, è il badante dell'ideologia. L'ideologia è una signora che ha bisogno di un accompagnatore, perché da sola non può camminare. Ecco perché è tanto importante il senso comune. E sul senso comune, nell'opera Omnia contenuta in questi meridiani, io ho scritto un libro che si chiama La mosca nella bottiglia. Tutti quanti noi siamo come delle mosche in una bottiglia. La bottiglia è la lingua che parliamo, il posto dove siamo nati, la famiglia e l'educazione che abbiamo ricevuto, le idee politiche che riceviamo dalla situazione storica, e chi più ne ha più ne mette. Quindi siamo tutti chiusi in una bottiglia come delle mosche, una bottiglia di pregiudizi, di cose che non abbiamo pensato noi, ma che vengono da fuori. La cosa massima a cui un uomo può aspirare è di essere quanto più è possibile libero dai pregiudizi. E quindi la mosca deve trovare la via per uscire fuori dalla bottiglia. Ma come fa una mosca che sta in una bottiglia a trovare la via per uscire fuori dalla bottiglia? Deve sapere come è fatta la bottiglia. Ma chi sta dentro a una bottiglia di pregiudizi, è molto difficile che riesca a capire come è fatta la bottiglia. Tutto il nostro sforzo deve essere uno sforzo che è per capire dal di dentro come è fatta, come è fatto quella di fuori che ci determina.
a cui siamo soggetti, sotto i quali siamo schiavi. Ma per dirvi com'è difficile, dovete immaginare che è difficile come se uno non avesse mai visto un sottomarino, mai. Però sta dentro il sottomarino e devi immaginare, stando dentro al sottomarino, in mezzo alle manopole, ai tubi, a tutto l'armamentario che sta all'interno di un sottomarino, attraverso devi fare uno sforzo di immaginazione e capire come è fatto fuori il sottomarino, che è una specie di siluro nero che solca il mare. Non è facile, non è facile, ci vuole molta fantasia, ci vuole molta indipendenza, ci vuole anche quella capacità di dissentire dall'opinione comune, che si chiama in inglese la dissenting opinion, per cui noi non ci conformiamo alle opinioni correnti che sono diffuse e sono più manifeste e soprattutto sono quelle che aiutano di più a fare carriera, ma dobbiamo essere capaci di dissentire con dei buoni motivi, naturalmente, perché se dissentiamo con dei cattivi motivi siamo solo dei rivoluzionari un po' cretini, mentre invece dissentire con buoni motivi è un segno di indipendenza, è un segno di libertà. Ecco, adesso io mi sono un po' stancato di parlare di me stesso e dunque smetto, però volevo dire anche quale è, diciamo, il segno che mi ha guidato in tutta la mia opera. E il segno che mi ha guidato è un detto di uno dei padri della Chiesa, San Gregorio di Nissa. E lui ha detto: i concetti creano gli idoli, solo lo stupore conosce. Che vuol dire questo? I concetti sono le astrazioni, le ideologie, le teorie, quando sono assolute, e quindi creano gli idoli, cioè creano quelle ideologie per cui la gente si ammazza pure. Solo lo stupore conosce, è lo stupore di essere al mondo, la meraviglia di essere al mondo, e questa è la meraviglia dei poeti. Grazie.